Il prossimo 31 dicembre scade il termine per il divieto imposto per le navi da crociera superiori alle 96.000 tonnellate di entrare nella nostra laguna. Tale disposizione, anche se successivamente dichiarata nulla dal TAR, è stata di fatto fino ad oggi sostanzialmente e in modo autonomo rispettata dalle compagnie di crociera. Dal 1 gennaio 2016, tuttavia, se non interverrà un altro provvedimento, ci sarà il ritorno al passato, con via libera all'ingresso salvato di qualsiasi dogmatizzo. Lei ritiene che il gruppo consigliare del PD al Senato possa o debba farsi promotore di un'iniziativa nei confronti del governo affinché venga con urgenza una nuova normativa, magari meglio articolata o per evitare l'intervento del TAR, che ponga rimedio a tale nefasta possibilità? Questa è la domanda. Approfitto per concludere per consegnarle il comunicato che hanno sottoscritto tutti i segretari del centro storico, che è apparso sulla stampa, che le consegno l'originale perché qualche volta la stampa magari distorce un po' quello che c'è scritto, il comunicato che abbiamo ritenuto necessario per contrastare quelle che io definisco sciagurate, non condivise e non condivisibili dichiarazioni di Alessandra Moretti in merito ai progetti sul campo.